Adesso vi mostriamo un video molto interessante per la prima volta pubblicamente. Questo video è ovviamente in inglese, Notizia dal Fronte lo ha sottotitolato, e quando uno sconosciuto me lo ha mandato, quando uno che non conosco me lo ha mandato, io ho provato tanta inquietudine e ho capito un po' di cose. Allora, io vi faccio vedere questo video e non vi dico nulla, e cercheremo anche di parlare più o meno anche dell'anticristo. Guardate questo video, perché tutto questo sta accadendo mentre noi stiamo parlando. If at first the idea is not absurd, then there's no hope for it. Albert Einstein. People of the world, welcome to the giant. The visitor attraction for the 21st century. The exhibition space featuring the giant experience, a glorious celebration of the great men and women of your country, inventors, artists, scientists, celebrities, and athletes. The viewing tower. See the city from the shoulders of a giant. The roof garden. New dimensions in retail, gastronomy, and special events for diversity of occasions. The world's tallest moving sculpture. Its head moves. Its arms move. It speaks and sings. A place to behold heroes and superheroes. A space to celebrate the great and the good. The game changers, the icons of your city and country. Every hour, the giant transforms into an extraordinary person from sports, science, characters, your favorite heroes, and recites poetry and words of wisdom to the crowds below. A space to celebrate the great and the good. The great men and women who have made this world a better place to live in. A digital canvas for artistic creation. A creative canvas like no other. A digital art gallery in the sky. That displays masterpieces from today and throughout the ages. The giant brings artists together from throughout the world. A beacon for brand celebration. A new eye-catching platform for businesses to reach customers in a novel and memorable way. A giant opportunity. A business model that delivers world-class experiences and world-class profits. An economic stimulator that enhances tourism, job creation, footfall, and commercial activity in the city. Join the Giants movement. The world's largest selfie. An homage to human potential. The world's most awe-inspiring selfie. Visitors are scanned and instantly become a giant. An experience to share and remember for a lifetime. There's nothing like it on the planet. Imagine you can be the giant.
the giant transforms into a stage and a backdrop for festivals, concerts, performances, and special events. Let the party begin! If I have seen further, it is by standing on the shoulders of giants. The Giant. Coming to 21 cities in 2021. Awaken the giant in you. Wow, non so voi, non so che tipo di sensazione vi arriva, però quando io l'ho visto per la prima volta ho pianto, e anche adesso un po' come, ma non perché mi piace, perché mi ha inquietato tanto. The Bible, sì, la Bibbia is giving us a great, ci dà una grande descrizione dell'Anticristo. And a lot of people, e molte persone forse non comprendono che lui sarà adorato, adorato, liked, loved, e sarà amato, la gente piacerà, le persone vorranno visitare, toccarlo. Quando ho guardato questo video, il versetto che è venuto alla mia mente, e non so se lo potete far vedere, Apocalisse 13:15. Le fu concesso di dare uno spirito all'immagine della bestia. Yes, sì. Affinché l'immagine potesse parlare e far uccidere tutti quelli che non adorassero l'immagine della bestia. Voglio che sappiate che i popoli del mondo, loro non pensano nel modo in cui noi pensiamo. Quando non conosci la parola di Dio, queste cose sono divertenti, sono grandiose. Loro non pensano che stanno adorando l'Anticristo. Non pensano che faranno, diciamo, daranno il benvenuto alla grande tribolazione. I leader mondiali che stanno promuovendo il globalismo, loro non comprendono come Satana li sta usando. Questo è esattamente il motivo per cui sempre torno al Salmo 2. Tutti quei leader del mondo, Dio sta ridendo di loro. Loro pensano di sapere. Loro sono usati, manipolati. Gli è stato mentito. E loro non lo sanno. E per la grazia di Dio, lui ci ha dato un libro, che è l'unico libro nella Bibbia che inizia con le seguenti parole. Al versetto 3: benedetto colui che legge e coloro che ascoltano queste parole di questa profezia. Questa è l'Apocalisse. E dice: e mantengono queste cose che sono scritte in esse, perché il tempo è vicino. È l'unico libro questo che Dio, in cui Dio ci avverte, non rimuovere nessuna parola e non aggiungere nessuna parola prima che tutte queste cose avvengano a te. Ma se tu leggi, se tu studi, e se lo fai, sarai benedetto.
noi non dobbiamo leggere l'Apocalisse per avere paura, ma dobbiamo leggerlo ed essere benedetti che Dio nella sua preconoscenza, perché lui sa ogni cosa. Dio è al di sopra del tempo, noi abbiamo il tempo, lui è al di sopra, lui sa quello che noi non sappiamo, lui sa quello che accadrà, e lui ci ha mandato una registrazione con una descrizione. E noi sappiamo la fine del libro. Quanto è prezioso. Come possiamo solo... Io credo che o sei parte di questo o sei fuori di questo. Ci sono due parallele. Una parallela sono gli eventi mondiali del mondo, l'altra linea parallela la tua vita. Le decisioni della tua vita determineranno dove tu sarai in quegli eventi mondiali. Tu non potrai impedire all'anticristo di sorgere, ma la tua decisione nella tua vita determinerà se tu lo vedrai oppure no. Tu non potrai fermare la grande tribolazione, ma la decisione che tu prendi ora determinerà se tu sarai qui oppure no. Perciò ricordati, lui ha condiviso con noi tutto questo non per spaventarci, ma per prepararci.